Presidente Ogioni, abbiamo convenuto che ci fosse un intervento conclusivo perché, a nome di tutte le associazioni partigiane, perché non vogliamo la ripetitività e vogliamo che la cerimonia abbia una sua sobrietà. Ma parlo a nome di tutti e le associazioni partigiane e della Resistenza sono qui presenti e rappresentate dai loro componenti che io ringrazio. Come ringrazio anche le autorità presenti e ringrazio in modo particolare quelli che hanno preso la parola portandoci il contributo e che hanno tenuto conto di tutti gli aspetti di una cerimonia importante e complessa come questa, sicché talmente bene hanno parlato che varrebbe la pena quasi di tacere, chiudersi nel silenzio. Io dirò soltanto poche cose allora, proprio per rispetto alle espressioni così alate che sono state formulate e al silenzio che spetta anche ai morti. La cerimonia che si svolge da quando è stato inaugurato il Campo della Gloria, ormai da 12 anni, rischia di diventare ripetitiva e rituale. Io credo che non sia così. Prima di tutto perché guai a quella nazione che dimentica i suoi morti e soprattutto dimentica gli ideali per cui si sono sacrificati, le pagine più belle della propria storia e quelle più terribili quando l'umanità sembra cedere il passo di fronte alla violenza cieca, alla sopraffazione, alla volontà di sterminio. Non ricordare i caduti per la libertà, è stato detto proprio da Elie Wiesel, che poco fa è stato ricordato, significa ucciderli per la seconda volta e soprattutto uccidere il futuro che era in loro, le loro speranze, i loro ideali, le loro aspirazioni. Occorre dunque memoria e ricordo commosso e affettuoso, ma anche riflessione, ricerca, volontà di capire e soprattutto di far capire a chi non sa, a chi non ha vissuto quegli anni, quelle vicende così importanti, la storia del nostro paese, il loro significato, il contributo che allora è stato dato per tutti noi. Certo, bisogna evitare nella memoria il rischio della retorica e della imbalsamazione. Collocare questi nomi, queste vicende che oggi ricordiamo nella polvere degli archivi, sarebbe grave e realizzerebbe proprio il contrario di ciò che invece qui tutti insieme vogliamo significare con la nostra presenza e il nostro ricordo. Questo è chiamato da sempre il campo della gloria. Perché? Un paese, è vero, ha bisogno di eroi, ma una vita spezzata per la libertà è già di per sé gloriosa anche senza bisogno di particolari eroismi. E questa è la ragione per cui ricordiamo insieme, e ci teniamo a ricordarli insieme, i partigiani milanesi caduti combattendo per la libertà, i militari che caddero combattendo per il riscatto del paese, in Italia e fuori, gli ebrei deportati e uccisi nei campi di sterminio, i cittadini deportati nei lager tedeschi uccisi dalle fatiche, dalla fame, dalla furia devastatrice della persona umana, e così insieme i partigiani e i militari caduti per la libertà in paesi stranieri. Li accomunava l'ansia di libertà, li ha uniti il destino tragico di chi si oppone alla violenza cieca e occhiuta. Li hanno uniti e li uniscono valori sui quali si imperniano ancora oggi la nostra vita, la nostra società, la nostra democrazia. Questa è la ragione per cui non facciamo distinzioni fra questi caduti per la libertà, proprio per gli elementi comuni che ce li fanno ricordare tutti insieme con orgoglio, dolore e speranza. Senza distinzioni, dobbiamo dire. E non potrei fare distinzioni io, che ho avuto un padre perseguitato dal fascismo e sono stato prima partigiano combattente e poi mi sono arruolato col corpo italiano di liberazione nell'ottava armata, nella divisione Cremona, e quindi ho combattuto prima
insieme ai contadini, le donne, gli impiegati, gli operai, gli intellettuali, quell'enorme crogiolo che è stata la nostra guerra di liberazione, e poi a fianco con i militari di tanti paesi, ma prima di tutto con gli italiani che erano sopravvissuti ai momenti peggiori della nostra disfatta e che volevano lottare per il riscatto del nostro paese, sedere al tavolo della pace senza vergogna e con onore e orgoglio. Non potrei fare io questa distinzione, che confesso che ogni volta che leggo un libro di una grande scrittrice francese ebrea, deportata e uccisa nei campi di sterminio, provo un dolore immenso e una rabbia infinita, non solo per la soppressione di una vita, ma per la perdita immensa per l'intera umanità di tutti i valori di cui essa era portatrice e che oggi dobbiamo cercare soltanto nei libri che ci ha lasciato e che fortunatamente le sono sopravvissuti. È un dolore e uno sdegno che non si può eliminare nel tempo, perché ci ricorda tempi luttuosi, la tragedia di vite spezzate, di futuri che dovevano esserci e non ci sono stati. Dunque oggi ricordiamo con questi caduti la nostra storia, ricordiamo i valori conquistati con tanto sangue e tanti lutti, ricordiamo e riflettiamo, forse consapevoli di non aver fatto tutto quanto necessario perché il loro sacrificio fosse conosciuto e apprezzato nel suo significato complessivo. Forse abbiamo tollerato che sui partigiani combattenti, sui caduti combattendo per la libertà, cadesse lo sforzo del revisionismo, del negazionismo. Forse abbiamo tollerato troppo che si arrivasse perfino anche in altre parti del mondo a negare l'esistenza della Shoah o delle camere a gas. Forse abbiamo tollerato per troppo tempo che ci si dimenticasse dei caduti di Cefalonia e dei militari caduti in altri paesi, per ragioni che ancora oggi si stenta a comprendere. Ci è voluto del tempo perché arrivasse il riconoscimento anche per questo aspetto, ma forse era tardi e quel tempo perduto non sarà restituito mai, né a loro né alle loro famiglie. È per questo dovere di memoria, di conoscenza, che non possiamo accettare i revisionismi, le confusioni di comodo, la negazione della realtà. Tutto questo non solo è disdicevole e antistorico di per sé, ma rischia di essere un affronto per i caduti che oggi ricordiamo, che sono uguali a tutti i morti se li si guarda sotto il profilo della pietas per i defunti, ma non tollerano confusioni revisionistiche circa gli ideali, le speranze e le attese che li dividevano, perché diverso era il futuro che si prospettava per ognuno di loro, per i loro ideali diversi, per le loro aspirazioni, diverso è il futuro che non si è potuto realizzare per motivi diversi per ognuno di loro. Noi quindi oggi ricordiamo tutti i caduti per la libertà e le vittime della violenza cieca e della dittatura, e in loro riconosciamo il fondamento della nostra Costituzione e della nostra democrazia. A loro va quindi, oltre che il nostro ricordo, il nostro ringraziamento per essersi sacrificati per un'Italia libera e democratica, insomma, per aver dato la loro vita per noi.